Pescara che è entrato subito in campo col piglio giusto, soprattutto non si è persa d'animo dopo aver incassato il gol, ha giocato davvero alla pari, forse anche qualcosa in più rispetto al Monza. Sì, buonasera a tutti, eh, siamo stati condannati forse nel miglior periodo, momento nostro, eh. è una cosa che ci capita spesso perché l'ennesimo gol sul calcio d'angolo fa malissimo. Eh. Il tecnico poco fa, Grassadonia, ha detto manchiamo nella comunicazione. Ah, abbiamo sempre difeso sulle palle, sui calciodango, le palle inattive a zona, poi siamo passati a uomo perché vedevamo che prendevamo gol e comunque prendiamo gol, quindi c'è una mancanza forse di, di, di concentrazione, perdiamo, perdiamo l'unico uomo dove va a finire la palla, quindi è, è, pecchiamo in questo, peccato perché la squadra ha giocato un'ottima un gara, non si è lasciata intimorire soprattutto sul, sotto di un del gol del Monza e abbiamo recuperato una partita e, e secondo me era strameritato vincere però eh, ci prendiamo per bene questo, questo pareggio e, e puntiamo a altre partite Un pareggio che dà continuità alla vittoria contro il eh, Pisa eh, anche se va detto la classifica purtroppo non è bella, anzi è peggiorata rispetto all'Ascoli per esempio Sì, rispetto all'Ascoli sì, perché ha vinto, ha vinto una partita importante per loro ma noi dobbiamo continuare a fare punti, dobbiamo cominciare a vincerle, a cercare di vincere il più possibile. Sappiamo che siamo in ritardo, ma ci fanno ben sperare queste ragazze perché abbiamo delle, delle buone sensazioni che purtroppo vengono vanificate da questi errori adesso individuali che, che ci penalizzano un pochettino. Contro una squadra forte come il Monza, il Pescara forse ha tirato... Mai così tante volte verso la porta, che avete creato tante occasioni? Soprattutto il primo tempo sì, abbiamo creato parecchie, parecchie cose per, per cercare di fare gol. Purtroppo non siamo stati capaci di concretizzarle, però l'importante è provare e dobbiamo essere un po' più precisi. Grande eh, prestazione da parte di tutti, Capone forse meritava il gol. Sì, sì, Capone meritava il gol, ha fatto un'ottima gara in fase difensiva, è stato... Um, um, ha fatto delle buone cose anche in fase avanzata è andato al tiro e gli manca il gol adesso gli manca quella fiducia del gol speriamo che venga prima possibile a proposito della fase difensiva a parte eh, le palle inattive c'è stato Sorensen che oggi ha giocato una bella gara eh sai giocando più spesso è normale che il ragazzo prova in condizione è arrivato dopo un periodo di inattività è normale che potesse fare fatica Adesso il ragazzo sta, sta macinando minuti e quindi uh, si vede le sue prestazioni, ma diciamo che comunque viene aiutato molto dal, da una fase difensiva fatta, fatta un pochettino meglio. Pescara che è cresciuto tatticamente e anche tecnicamente, ma anche sotto il profilo della tenuta atletica che è davvero invidiabile oggi. Sì, abbiamo, abbiamo cambiato poco rispetto all'ultima partita, però poi... Uh, nel corso di, di queste partite abbiamo cambiato tanto perché abbiamo cambiato gli esterni, abbiamo cambiato qualche centrocampista, eh, quindi qualche giocatore che, uh, che stava ai margini si è rimesso in gioco e quindi ha un pochettino più di, di, di libertà, un pochettino più di, di, di fiato. Um, però siamo, siamo, secondo me abbiamo aumentato soprattutto la soglia del, dello spirito di sacrificio e soprattutto nel, uh, nella qualità del palleggio siamo migliorati e quindi ti rende tutto un pochettino più, più facile la cosa. Occhetti okay, comunque il Pescara c'è. Pescara c'è, cioè, purtroppo mancano, mancano qualche punto importante. Non dimentichiamoci che, comunque, nel momento che dobbiamo fare il salto di qualità, questa squadra è rimasta in 10 per due volte consecutive. Quindi, eh, stavolta invece siamo stati in partita e l'abbiamo fatto bene. Sa qualcosa sull'infortunio a Galano? Ma si dice una distorsione alla caviglia, speriamo di recuperarlo per sabato. A proposito di punti lasciati per strada, adesso occorrerà puntare alla vittoria col Brescia. Un'altra squadra forte, una squadra che sta in salute, una squadra che sta facendo dei risultati importanti però adesso noi dobbiamo pensare a noi stessi, recuperare le energie e andare in campo con Brescia per cercare di fare il massimo. Davvero l'ultima bocchetti e poi la lasciamo ai colleghi, eh, non so se ha avuto modo di parlare con il tecnico, comunque il tecnico ha parlato con i giocatori, cosa ha detto negli spogliatoi? No, non hanno parlato perché dopo, dopo la partita il mister non parla con, con la squadra, è giusto che si, si rilassano. Penso che domani mattina faranno una riunione tecnica e parleranno di tutto quello che è successo oggi. La riunione tecnica si farà qui in Lombardia, qui vicino in zona, perché appunto rimanete qui e lavorerete dove? Andiamo a Brescia, andiamo a Brescia e, e lavoriamo lì e speriamo bene questa partita contro di loro.